Dobbiamo votare al di là adesso dei singoli punti su cui c'è anche un'attinenza, ma non potremo mai votare quest'ordine del giorno perché contravviene ad un principio per noi assolutamente giusto, quello dell'apertura della Camera ai cittadini italiani. Bene, allora c'era il questore Fontanelli che voleva dare una spiegazione su questo emendamento. Prego. Ovviamente in questo caso, come dire, conta molto, a parere nostro, la valutazione del presentatore. Noi avevamo fatto una proposta di riarticolazione di quest'ordine del giorno partendo dal fatto che molti di quei punti si ritrovano in singoli ordini del giorno che seguono e sui quali abbiamo espresso dei pareri puntuali. In questo senso noi chiedevamo al presentatore appunto il ritiro e la votazione solo su uno di questi che non era ricompreso negli altri singoli presentati. Ovviamente se viene meno questa volontà del presentatore, la nostra opinione è di un voto contrario sull'insieme dell'ordine del giorno. Allora, deputato Caparini, sulla base di questa spiegazione, lei insiste per votarlo? Cioè nel suo complesso, dico? Allora, la richiesta di votarlo per parti separate mi precluderebbe poi il voto dei singoli ordini del giorno e quindi i colleghi dei 5 Stelle, laddove intravederebbero la possibilità di votare a favore, avranno la possibilità di farlo in futuro. Per quanto invece riguarda questo ordine del giorno, posso anche accogliere la proposta dei questori e poi rinviamo la discussione agli altri ordini del giorno. Grazie. Quindi onorevole Caprini, accoglie la riformulazione. Va bene. Va bene, allora andiamo avanti. Siamo a...